abbiamo visto fiorire in varie città italiane delle iniziative frutto di ambienti che diciamo come orientamento diffondono in Italia elementi di disinformazione russa, e in particolare l'iniziativa ci è stata stimolata dalla vicenda di Modena, dove una sede pubblica del comune, disponibile per tutte le associazioni che ne fanno richiesta, ospitava una iniziativa a nostro giudizio estremamente grave, che raccontava della ricostruzione della città di Mariupol, come se Mariupol fosse una città che doveva ringraziare la Russia per essere ricostruita dopo un chissà quale cataclisma. Quell'iniziativa ospitava il console russo in Italia come tra i relatori, oltre ad alcuni elementi noti come elementi, diciamo, di giornalismo di propaganda di ambienti russi. Abbiamo a lungo discusso tra di noi con l'opinione pubblica se criticare quell'iniziativa, chiederne la rimozione da una sede istituzionale, fosse una violazione della libertà di pensiero e della libertà di parola. E questa iniziativa è esattamente il frutto di quelle riflessioni. Noi crediamo che in una democrazia si debba garantire la libertà di parola a tutti, la libertà di opinione, persino a chi diffonde delle opinioni non basate sulla verità. Ma crediamo anche che lo spazio pubblico, i luoghi pubblici, non debbano essere concessi a chi utilizza quegli spazi per venire meno ai valori e alle regole della nostra democrazia. E quindi abbiamo chiesto e ottenuto dal sindaco che quell'iniziativa venisse spostata in un'altra sede privata, ma non venisse ospitata in una sede pubblica, e come risposta abbiamo deciso di organizzare qui alla Camera dei Deputati, con tutto, diciamo, il peso simbolico della scelta di questa sede, la presentazione di un video documentario vincitore del premio Pulitzer, che documenta che cosa effettivamente è successo durante quei lunghi giorni dell'assedio di Mariupol.